Doveva essere il 2012 di Petra Kvitova, si sta invece trasformando in un anno difficile per la ceca, che ad Indian Wells non è riuscita ad arrivare alla seconda settimana del torneo. Merito del gioiellino del tennis statunitense Christina McHale, ultima delle teste di serie. La McHale ha infatti vinto in 3 set in rimonta al terzo turno. Una sconfitta in attesa per la Kvitova, anche perché la numero 3 del mondo al turno precedente aveva maltrattato la connazionale Zalavova Strikova. Eppure, anche in California qualcosa è andato storto, un po' come a Melbourne, dove la bionda di Bilovez si era presentata da logica favorita, salvo poi arrendersi in semifinale alla più esperta Maria Sharapova. Prima ancora, a Sydney era arrivata ancora una sconfitta in semifinale contro Lina, ma in pochi si preoccuparono di quello stop, proprio perché la campionessa di Wimbledon sembrava in gennaio ormai avviata a conquistare il trono del tennis. Un trono che è stato a lungo vicinissimo. La Kvitova aveva dimostrato sia nel 2011 sia all'Open Cup di inizio stagione di essere chiaramente superiore all'allora numero 1 Caroline Wozniacki. Probabilmente Petra non si aspettava di dover fare i conti con l'arrembaggio di Victoria Azarenka, che in un colpo solo le ha soffiato Australian Open, numero 1 e copertine di tennis e gossip. La brutta sconfitta contro la McHale, senza nulla togliere alla giovane Yankee, svezzata dalla Bonfiglio nel 2009, è un brutto passo indietro perché tradisce una mancanza di continuità rispetto ad un recente passato fatto di successi. Se giocatrici come Safina, Jankovic e Wozniacki sono state numero uno senza slam in dote, la Kvitova rischia di soffrire della sindrome opposta, vincitrice di slam e senza trono. Chissà cos'è peggio. No,